Il meeting delle professioni conferma la volontà dell'ANCOT di essere un importante punto di riferimento nel processo evolutivo della normativa fiscale italiana. Per svolgere tale ruolo, l'associazione ha deciso di istituire un comitato scientifico composto da alcuni tra i migliori esperti italiani. Il professor Gianfranco Ferranti ha curato e presenta proprio in occasione del meeting delle professioni un dettagliato studio sull'attuazione della riforma fiscale, evidenziando i problemi aperti e gli interventi mancanti. L'analisi del professor Ferranti. Beh sì, quello che abbiamo cercato di vedere, le luci ed ombre della recente manutenzione straordinaria del sistema fiscale, e mi pare che un'importante conclusione alla quale si è giunti è quella di individuare un'altra serie di interventi che possano migliorare il nostro sistema fiscale ed essere percepiti come un effettivo miglioramento da parte dei professionisti, delle imprese e un po' di tutti i contribuenti, e questo sarà l'impegno che contraddistinguerà anche il Comitato Scientifico. Il meeting ha raggiunto il suo risultato, il sogno, diciamo, di avere al nostro fianco sia l'Agenzia delle Entrate, sia i maggiori esperti, diciamo, del diritto tributario, e soprattutto questa mattina il raccordo con il mondo delle imprese, perché abbiamo avuto i maggiori esponenti di rete imprese, da Confcommercio a CNA, Confartigianato, e la presenza anche dei cugini della federazione dei tributaristi, sicuramente ha fatto vedere la problematica della riforma fiscale sotto i vari aspetti e ha dato sicuramente delle soluzioni a tante problematiche. Le proposte che sono emerse saranno ben presto rielaborate ed inviate sui tavoli dove si tratta di questi argomenti, e ci auguriamo che con l'imminente legge di stabilità esse siano riprese, anche perché portano soluzioni veramente a costo zero. Ma quello che ci si augura veramente è che con l'abbassamento della spesa si riescano a trovare quelle risorse indispensabili anche per abbassare la pressione fiscale.